Mamma! Di Kyoto e dopo circa un'ora di cammino tutta in salita troviamo lui. Siamo in una piccola bottega caffè dove si possono personalizzare i tori. Noi ne abbiamo richiesti 6 e su ognuno viene riportato un nome, data, messaggio personalizzato e luogo di provenienza, tutto in giapponese ovviamente. Lo voglio anch'io. L'esperienza si chiude con questo rito di purificazione. Trovare questa bottega non è un challenge, potete trovarlo qui. Si parte. C'è una che fa delle scritte a mano in giapponese e il mio obiettivo è farmi fare una scritta a mano in giapponese col mio nome. Quindi il nostro obiettivo è arrivare là e farci fare una porta con la scritta in mano in giapponese. Ok, siamo arrivati alle porte. Oh mio Dio. Queste sono le famosissime porte che io non conoscevo, però sono molto fighe. Sono tante attività da fare e le persone sono vestite da geisha, però non sono geisha. Guardate quante ne stanno passando, aspetta ve le faccio vedere, guarda. E sono belle. La sfilata delle geisha. Però questi qua sono secondo me turisti vestiti da geisha, non è che sono geisha. Praticamente sono stati donati da aziende, ogni tori è stato donato da un'azienda. Capito? Ogni toro è stato donato da un'azienda. Quindi immagina quante aziende qua donano i tori, si sono aperti un allevamento. Talmente tanti tori ci sono. È bella come battuta. Poi sono fatti di bambù secondo me. Sì, sì, sono di bambù, sono tori di bambù. Noi stiamo continuando la salita, è tutta la salita fatta di questi tori, tutto a tunnel come avete visto prima. E durante il percorso trovi questi mini templi dove ci sono i mini tori, tutti scritti, personalizzati e lasciati qui. E a quanto ho capito i protettori di qui sono le volpi. Vedi qua, questa è una volpe, questa è una volpe. E le volpi le trovi un po' ovunque. C'è la campana. Ora il nostro obiettivo è farci fare un toro di questo personalizzato con i nostri nomi. Qua c'è un ruscello che passa. È bello, tutto molto suggestivo. Però vi risparmio tutto il percorso, perché tutto il percorso è tutto a tunnel in quel modo, con tutti quei tori, tutto uno dopo l'altro. Ogni tanto ci sono i break con gli shop. E ora vediamo se troviamo lo shop che ci fa il nome personalizzato. Braccialetti. Comunque tutto pieno di gadget, candele, calamite. Comprare di tutto e di più. Le candele le mettete direttamente qua dentro. E ci sono i templi con le candele accese. Qua ancora il percorso continua. Qua stiamo salendo la montagna con tutti questi scalini. Sono infiniti sti tori che ci sono. E ancora quella che fa le scritte personalizzate non le abbiamo trovate. Quindi continueremo ad andare. Più avanti vai e meno gente c'è, perché non tutti si inoltrano fino alla fine, perché sostanzialmente è tutto percorso fatto così coi tori. Però già qua l'aria è più pulita, si sente, e si sente che siamo più alti. Andiamo al prossimo break dove, e mi raccomando, fate attenzione perché qui ci sono le scimmie aggressive, ti attaccano e mordono, quindi non provare ad andargli a fare le foto. Questo qua è quello che c'è scritto, quindi noi stiamo lontani dalle scimmie. Allora, anche a Kyoto chiamo Luca Lom adesivo, Luca Lom stitches. La mettiamo qua, guarda che bello. Olè. Ora Luca Lom è anche a Kyoto. Forse abbiamo trovato la nostra amica. È lei o non è lei? No, non è lei. Water! Mi dice con l'acqua nuova, ci sono le mosse. Ah, ho offerto l'acqua a mia mamma perché hai visto la bicchietta. Lasci un po' d'acqua prima che mori. Vediamo se è qua. È questo così. Non è che... questo ristorantino non è quella che scrive. Dobbiamo arrivare fino a quella che scrive. Arriviamo a quella che scrive e ne torniamo perché non ci ha fatto chiù, sinceramente. A chianare si scalini. Ragazzi, qua è più dura del previsto perché c'è tanta umidità e si suda. È veramente duro. C'è caldo, più sali e più c'è caldo. Ogni 100 metri, 200 metri ci sono degli stop, però la maggior parte vendono cose da bere, cose da mangiare, e invece cerchiamo quella che ci fa la scritta.
Penso lo abbiate capito ormai. Anche la scritta così è bella. Però io la voglio scritta col mio nome, personalizzata. Quindi devo arrivare in Nikita. Continuiamo, dai, andiamo. Cioè, guarda quanto siamo arrivati alti. Noi eravamo là sotto. Quindi abbiamo fatto tutta sta salita, tutta in montagna. E ancora non c'è ombra del nostro obiettivo. Quindi continueremo a salire. Prima o poi arriveremo. Oh, ma io non pensavo che era così lungo. Cioè, avevo capito che era un percorso, ma così assai proprio. Continuiamo. Io sono quella che non esiste. Ciao, infatti ti taglio dal video. Allora abbiamo fatto un break, siamo presi un gelato, io me lo sono riuscito a mangiare con tranquillità, invece lei, primo cono che ha preso, lo stava mangiando, c'era un corvo, questo corvo all'improvviso è saltato e gli ha rubato dalle mani tutto il gelato e se l'ha mangiato lui. Faccia! Guarda, gliel'ha fregato, se lo sta mangiando. Sorry. Quindi lei non è riuscito neanche ad assaggiarlo, perché appena prima che lo assaggiava questo corvo gli ha fregato il gelato. Quindi ora si è dovuto comprare un altro. I corvi, quelli mangiano, pericolosi i corvi. L'ho fatto pure il film. Ragazzi, è stata durissima, ma mi sa che l'abbiamo trovata. Mi sembra che è qua. Eccolo, vado, dov'è? 2300 yen per farmi fare questo personalizzato, anche se lo voglio più grande. Va bene, vediamo. Vediamo se c'è la signora. Allo. Ken? C'è il nostro amico, vediamo se ce la fa lui. Io sapevo che c'era la signora, però ce la facciamo fare dal nostro amico. Possiamo sedere? Ok, ci sediamo. Ok, dobbiamo scrivere tutto. Questo qua. Faccio la dice in inglese, ne scriviamo e lui ci prepara direttamente il coso personalizzato. Yeah! Ok, sto scrivendo la data, non lo so. Leiwa, Fixia. Ok, this is Japanese today's date. Ah, ok. 2024 year in Japan, Leiwa, Fixia. Ah, ok, ok, la data. Leiwa is Japanese emperor's name. 6 years ago, Japan emperor changed. This is Korea, Leiwa emperor. Korea, Heisei emperor. Yun. Ok, Japan date. Questa è la data. Ok, ce l'ha fatto, ha fatto tutta la scritta e ci ha spiegato tutto quello che ci ha scritto. Il risultato praticamente è questo. Bello, bellissimo. Il colore un po' così è sbiadito. Sto scrivendo da capo, che si è sbiadito. Luca Maritia, happiness, good luck. What's this? Ah, io sono la scintilla qua. Ragazzi, abbiamo fatto i chilometri per arrivare qua, ne fece una bella sudata, però alla fine ci abbiamo fatta. Yeah. Thank you, bye bye. Arigato, grazie. Ci abbiamo fatta, ragazzi. È stato difficilissimo, però ve lo consiglio una cosa da fare. Se venite qua, ormai una volta che venite, fate gli scalini, almeno le fate per un motivo. Ci sono diverse misure. All'inizio volevano fare questa, però dai, è troppo piccolo questo. Neanche le scritte si vedono. Cioè, no, una volta che lo facciamo, lo facciamo grande. E me lo so fatto fare grande. Non fidatevi mai delle ragazze. Ora ci tocca rifare tutta la scalinata a scendere. Speriamo è meglio da salire. Anzi, sono andate un paio di ore per fare questo viaggetto. Anche perché non è che tu sai dove si trova, quindi devi andare un po' a fortuna. Ti viene di demordere, dici, ma secondo me ce l'ho superato. Invece no, ragazzi, dovete andare fino alla fine, perché non finisce mai questo percorso. Anche qui non è la fine, continuava ancora. Però basta. E qui ce la fa. Ora qua continua. E tu cosa ne pensi? Ci sei già stato in Giappone? Conoscevi questo posto? Fammelo sapere nei commenti. E se ancora non ti sei iscritto, mi raccomando, iscriviti al canale, che io quando farò giretti belli e stimolanti come questo qua, vi terrò sempre aggiornati e vi porterò con me. Perché per ora sono in viaggio, e però ragazzi io vi leggo a tutti. A volte mi è difficile rispondervi perché siete tanti, però veramente la vostra opinione per me è veramente tanto importante. Iscrivetevi al canale, datemi questo supporto e... E ringrazio a tutti, anche gli abbonati del canale. Un bacio. E non potevo concludere questo viaggetto con un bellissimo ramen alla Naruto Uzumaki. A me vita. Che bellezza. Adoro. Buonissimo. Saluto.